Si svolgerà dal 12 al 17 settembre la 85esima edizione della Festa dell'Uva di Caluso, in un territorio ricco di storia e tradizione. Caterina Pistono, presidente della Proloco di Caluso, 85esima edizione della Festa dell'Uva, siete pronti? Sì, siamo quasi pronti, stiamo definendo le ultime cose e abbiamo appena fatto la conferenza stampa, abbiamo presentato il programma, sempre molto ricco, e quindi siete tutti invitati a partecipare a questa bellissima edizione. Una settimana ricca di festa ma anche ricca di impegno per te e il tuo team. Assolutamente sì, è già da un po' che stiamo mettendo anima e cuore nella realizzazione di questa festa, è impegnativa, però speriamo nella buona riuscita e quindi è quello che ripagherà tutto. Emozionata, ma l'ho visto anche in conferenza stampa, contenta perché il programma è ricco, bello e si aspetta solo tanta gente. Sì, noi vi aspettiamo e ci siamo impegnati per la realizzazione di questa festa, per renderla sempre bella e varia e quindi speriamo sia di vostro gradimento. Caterina Andorno, presidente del Consorzio Tutela Vini, direi una festa dell'uva giunta all'85esima edizione, molto importante anche per il consorzio. Beh, un bel traguardo e poi comunque si parla di Erbaluce, di una delle nostre tre denominazioni, la più grande, e quindi ben venga perché è un ottimo sistema per comunicare questa eccellenza. Una giornata di lavoro ma giornate anche di soddisfazione per questa festa dell'uva. Certo, molte soddisfazioni perché il poter far degustare, il poter far vivere queste nostre eccellenze canavesane è il sogno più bello che corona tutto il nostro percorso. Quindi non resta che dare appuntamento a Caluso, tutti a Caluso dal 12 al 17 settembre. Certo, vi aspettiamo numerosi per un bellissimo brindisi.